questa sera guarderà il Festival di Sanremo? Sì, stasera ho invitato anche degli amici a casa per guardare Sanremo. Sicuramente commenteremo i look, ci sarà una squadra che commenterà i look e una squadra che commenterà la performance. Che tu guarderai Sanremo questa sera? Ovviamente sì. Certo, assolutamente. E chi ti farai e perché? Irama, perché mi piace, secondo me è molto talentuoso e fa musica molto moderna, spacca in generale. Diciamo, io ti farò per Jolier perché è una voce del sud, speriamo porti bene e che arrivi fino in fondo. È giusto che anche il sud porti la sua voce a Sanremo perché è stato discusso fino alla fine, ma come le dicevo speriamo arrivi fino in fondo. Partiamo con i pronostici, chi vincerà il Festival di Sanremo quest'anno? Mahmood, spero. Come mai dici Mahmood? Mi piace moltissimo come artista, i testi che fa li trovo sempre molto nelle mie corde, mi piacciono. Emma. Ok, quindi penserai che Emma vincerà il Festival di Sanremo? Io lo spero tanto perché ce l'ho come capitano, quindi spero di sì. O lei o Annalisa, secondo me. Chi vincerà? Penso... Dico Alessandra Amoroso. Chi arriva ultimo? Mahmood, vai, così. Hai fatto il Fanta Sanremo? Sì. Chi hai preso in squadra? Capitano Emma. Emma, tutta la vita. Poi Annalisa, Angelina Mango. Chi pensi sarà una rivelazione? Big Mama, spero che si riconfermerà come artista all'altezza che penso che sia. Più che rivelazione mi aspetto un grande festival di Alessandra Amoroso, non lo so perché. Amadeus è alla sua ennesima conduzione e quest'anno sarà l'ultima. Che voto daresti al suo operato? Sì, un voto che darei 8 perché comunque ha portato un po' di freschezza, un po' di novità al festival, quindi mi piace come conduttore. Mi dispiace in realtà perché è stato un bravissimo direttore secondo me. A me è piaciuto tantissimo, cioè l'ho visto molto più volentieri rispetto agli anni passati, con Fiorello soprattutto. Beh, un 9 pieno. Lo riconfermeresti? Sì, anche se credo sia giusto anche dar spazio ad altri presentatori. Lo guardano veramente tutti ed è soprattutto grazie a lui. Vado. Volevo ballare con lui, ma sto qui a pezzare con te. Tienilo a mente, però non ho più niente, ho solo te.